30 anni praticamente, nel mio caso. Ed è, tra l'altro, secondo me una cosa di cui non si sono neanche resi conto del tutto neanche gli stessi autori di questo articolo, perché tant'è che l'articolo è concentrato sul fatto che quel valore di A può essere 1 o 2, che sia un valore rilevante, ma la cosa più evidente è aver spostato l'accento sul fatto di prima di avere una formula risolutiva per l'evaporazione, invece di capire che si è risolto un sistema in cui c'erano varie equazioni, in cui ho risolto anche il problema della temperatura, ho risolto il problema delle pressioni parziali e ho risolto il problema del calcolo del calore latente. Le ho tutte e quattro le variabili, non ne ho una sola. La gente in giro per il mondo non lo sa questa cosa qua, eppure è ovvia.